nostra partecipazione alla festa della Repubblica ci vede qui riuniti, unitamente all'amministrazione comunale, Maria che con cui mi congratulo per il secondo successo, secondo mandato in questo comune, le auguro personalmente un buon lavoro, come dire, che ci dia prosperità, a meno che ci dia e ci porti un po' di serenità. E dopo una partita, come dire, come finisce, uno deve dare rispetto, quindi onore a quelli che hanno perduto, gloria per quelli che hanno, però buon lavoro da parte mia. Adesso passo la parola un attimo al presidente Angelo Raffaele Maese e poi parlerà il sindaco. Grazie a voi. Associandomi a quello che diceva l'amico Guglielmo, pertanto io faccio, innanzitutto do buongiorno a tutti, faccio i migliori auguri alla nuova amministrazione che si è insediata. Io non ho partecipato alla cosa per motivi di lavoro, quindi non ci sono stato. E niente, con piacere. Mi fa piacere che Maria sia stata confermata. Come diceva Guglielmo, pure io la penso così, se è stata fatta una partita, una squadra ha vinto e una non ha vinto, non voglio mai usare manco il termine ha perso, una ha vinto e una non ha vinto, quindi detto questo, tutti insieme in questo nostro piccolo paese uniamoci, uniamo le forze, facciamo in modo che abbiamo l'obiettivo comune di fare veramente il bene del paese, il bene della gente, aiutare magari le persone che sono in difficoltà, che credo che ci siamo, chi ha più può dare un po' di più, quindi vi auguro buon lavoro in questo senso qua. Per quanto riguarda la nostra associazione, noi come ogni anno festeggiamo il 2 giugno la festa della Repubblica, è una festa importante, è una festa che unisce e ben vengano tutte le cose che uniscono. E diciamo anche facendo giusto un piccolo accenno al risultato elettorale, come vedete sono state premiate le forze che si adoperano all'unione della nazione e probabilmente sono state bocciate quelle che vanno un poco nell'altra direzione, quindi ben vengono comunque tutte le cose che uniscono. La nostra associazione, nel nostro piccolo, uniamo comunque un po' di persone e io sono uno che cerca sempre di aggregare le persone, perché l'aggregazione è meglio che il contrario. Quindi detto questo io non ho molto da dire, quindi auguro a tutti una buona domenica, un buon lavoro a tutti. Il buono di oggi, allora, buongiorno a tutti, sembrava domenica. Saluto in modo particolare tutti i presenti, ma l'associazione Anatti di Novi Veglia, che ringrazio per l'attenzione e anche la sensibilità riservata a questi momenti, a queste tappe fondamentali che hanno segnato la storia del nostro paese. Ringrazio l'associazione anche per gli auguri di buon lavoro a questa nuova amministrazione. Credo che non c'è festa più adeguata a quella della Repubblica proprio per simboleggiare l'unità del paese. Tutti noi ricordiamo che oggi ricorre il compleanno della nostra Repubblica, che spegne 68 candeline. Infatti il 2 giugno del 1946 gli italiani, quasi subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, furono chiamati a scegliere quale forma di Stato adottare, se confermare la monarchia oppure passare alla Repubblica, se dopo il ventennio fascista si doveva nuovamente affidare le sorti del paese ai Savoia oppure sperimentare una nuova forma di governo, il governo del popolo. E in quel giorno, il 2 giugno appunto, gli italiani scelsero la Repubblica,
quel giorno decretò la vittoria della Repubblica che oggi noi festeggiamo e di lì a pochi mesi venne approvata la nostra Costituzione che esalta i valori della democrazia, della libertà, dell'uguaglianza, della solidarietà e del lavoro. Sono valori questi che anche a distanza di circa 70 anni sono ancora di grandissima attualità. Da poco abbiamo celebrato le elezioni del Parlamento europeo e ormai le nostre generazioni, i nostri figli sono sempre più rivolti ad una dimensione non solo nazionale. Infatti noi dobbiamo avere, come dire, lo sforzo, dobbiamo compiere lo sforzo di attribuire a questi valori di democrazia, di solidarietà, di lavoro e di libertà una valenza europea. Lo dimostra il fatto che abbiamo una nuova moneta, lo testimoniano i progetti di integrazione degli studenti universitari, i cosiddetti progetti Erasmus, e lo testimoniano anche i finanziamenti pubblici sempre più collegati a fondi comunitari. E allora questi valori di cui parlavo prima devono essere per noi amministratori la stella polare, affinché effettivamente riusciamo a concretizzare anche nel nostro piccolo questi valori, perché anche noi in quanto parte di una Repubblica dobbiamo impegnarci, dobbiamo dare il nostro meglio per dare soprattutto speranza ai giovani, soprattutto in questa fase di crisi economica, di crisi sociale. Le generazioni più giovani sono quelle più penalizzate perché sono spesso costrette ad emigrare ma anche ad accettare forme di impiego non sempre consone alle proprie attitudini e ai propri titoli di studio. Quindi noi oggi dobbiamo sfruttare questa occasione non solo come ricordo di un fatto passato, di un fatto compiuto, ma deve essere anche motivo di riflessione sull'evoluzione politica, culturale e sociale del nostro paese. Quindi questa ricorrenza deve essere per noi anche il ricordo di un fatto che è stato compiuto con slancio e con sacrificio, perché molti nostri antenati hanno perso la vita per arrivare dove siamo arrivati, e deve essere anche il motivo di conservare l'impegno in ogni settore della società civile per il progresso e la crescita del nostro paese. Auguri quindi a tutti i presenti, a tutti gli italiani, perché oggi è la festa del nostro essere paese, del nostro essere uniti e del nostro essere Italia. Viva l'Italia, viva la Repubblica e viva Novi!